Possiamo anche metterci, almeno per questo ordine del giorno, alle spalle il passato e guardare al futuro, impegnandoci per il futuro ad un esame ponderato. Quindi credo che la formulazione originaria fosse non solo migliore, ma come dire, maggiormente unitaria anche rispetto agli umori di questa Camera. Se non c'è la disponibilità di tornare alla formulazione originaria, mi dispiace, ma io non credo di poter accettare un ordine del giorno che mi impegna a proseguire sulla strada fin qui condotta, perché la strada fin qui condotta dal nostro punto di vista è evidentemente sbagliata. Grazie. Quindi non accetta la riformulazione e lo mettiamo in votazione? Allora dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 34. Tancredi di Lello. Boccia. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 137, contrari 368, la Camera respinge. Ordine del giorno 35, Giordano. Il parere è contrario. Deputato Giordano, lo votiamo. Dichiaro aperta la votazione. Murer. Pesco. Chi altro? Gnecchi. Gnecchi. Pellegrino. Gnecchi ha votato, Pellegrino sta votando. Ecco, ha votato. Bene, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 48, contrari 453, la Camera respinge. Ordine del giorno 37, Borghesi, il parere è contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo metto in votazione, dichiaro aperta la votazione. Piepoli, Lomonte, Marchi. Toninelli, Berlinghieri, allora Fusilli, Alberti. Fusilli sta arrivando al posto. Fusilli ha votato? Adesso sì. Da Torre. Allora, Dattore ha votato, va bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 55, contrari 452, la Camera respinge. Ordine del giorno 38, all'Asia, il parere è contrario. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Bolognesi. Garavini. Giuliani. Allora. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 138, contrari 365, la Camera respinge. Ordine del giorno 39, Saltamartini, il parere è contrario. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione.
Adornato. Bolognesi. Carloni. Carloni non riesce a votare? Eccola, ha votato. Chi altro? Chi è il deputato? Marchetti. Ecco. Allora, Di Lello ha votato Di Lello, sì. Ah, lo vedo claudicante, allora mi chiedevo. Ha votato, bene. Allora ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 54, contrari 454, la Camera respinge. Ordine del giorno 40, Grimoldi, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Murer. Bolognesi. Mauri. Allora? Bolognesi ancora non ha votato, vero? Bolognesi, io non vedo da qui se ha votato. Ok, e non li vediamo. Non si vede, c'è la collega davanti. A posto? Va bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevole 131, contrari 381, la Camera respinge. Ordine del giorno 41, Invernizzi, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Di Gioia. Piepoli. Ciacchetti. Allora, hanno votato tutti, mi pare, no? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 46, contrari 461, la Camera respinge. Ordine del giorno 42, Simonetti. Il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Di Gioia. Piepoli. Sempre Di Gioia, non riesce a votare. Votato. Raciti. Allora. Di Lello. Di Lello. Va a votare? Bressa. Ecco, aspettiamo un attimo. Bressa. Bressa ha votato. Ecco, ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 143, contrari 370. La Camera respinge. Ordine del giorno 43. Marcolin, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Di Gioia. Di Gioia non riesce a votare. Marroni. Duranti. Marroni. Ecco, votato Marroni. Ok. Chiaro, chiusa la votazione. Favorevoli 139, contrari 367, la Camera respinge. Ordine del giorno 44, Pini, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione.
Vico. Hanno votato tutti, no? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 126, contrari 380, la Camera respinge. Ordine del giorno 45, Rondini. Parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Pellegrino. Palma. Palma. Fanucci. Mauri. Mauri. Greco. Greco. Mauri. Ha votato. Chi altro? Ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 55, contrari 459, la Camera respinge. Ordine del giorno 47, Fedriga, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Allora, ci siamo? Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 36, contrari 476, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 56, Corsaro, il parere è contrario. Deputato Corsaro, prego. Grazie Presidente. Anzitutto approfitto per informarla che nel pessimo iter che ha condotto questo provvedimento all'Aula è capitato che un emendamento esattamente coincidente con il contenuto di questo ordine del giorno, firmato oltre che da me, dai colleghi Bianconi, Catanoso, Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Piso e Totaro, sia stato considerato dalla Commissione irricevibile, quindi non è neanche apparso nello speech di inammissibilità. La circostanza che invece in questo momento siamo in aula a parlare del contenuto di questo ordine del giorno dimostra, e lo rappresento alla sua sensibilità per le opportune verifiche, che qualche cosa non ha funzionato nel criterio di validazione degli emendamenti che sono stati presentati in commissione. Ciò detto, Presidente, in questo emendamento noi abbiamo cercato, per usare un termine caro al Presidente del Consiglio, con estrema serenità, di ragionare sugli effetti delle scelte che la maggioranza ha voluto fare nella nuova adozione della legge elettorale. Perché, senza fare guerre di religione, abbiamo preso atto che la volontà del Governo e della sua maggioranza è quello sostanzialmente di riproporre le cosiddette liste bloccate, atteso che non meno dei due terzi